Adiconsum con Digitale Chiaro ha fatto tappa a Macerata, la 42esima città visitata da questo progetto da quando è iniziato lo switch off in Italia. Un servizio utile per saperne di più sulla TV digitale, sui problemi e vantaggi per i cittadini consumatori. Un progetto che serve per spiegare ai cittadini in modo diretto come comportarsi durante lo switch off, questa parola inglese che poi non vuol dire altro che lo spegnimento della televisione analogica. Col nostro stand ai cittadini maceratesi facciamo vedere in funzione tutti i decoder di tutti i tipi satellitari e terrestri, facciamo vedere quelli a pagamento e quelli zapper, che sono quelli più economici, che permettono quindi di vedere tutti i canali gratuiti con una spesa minima, quindi per adattare i propri vecchi televisori con una spesa minima di 20 euro. Come poter effettuare la sintonizzazione di tutti i canali, quelli già esistenti e quelli nuovi? Il 5 dicembre bisogna rifare la risintonizzazione. Ecco perché noi invitiamo come associazione consumatori tutti i cittadini a farlo prima questo, cioè a utilizzare i decoder già da subito, anche perché se si commette qualche errore, soprattutto le persone meno capaci con le tecnologie, hanno sempre la vecchia televisione da poter continuare a vedere. Mentre invece se si compra il giorno dopo lo switch off, qualsiasi problema diventa un problema serio perché avremo lo schermo nero. Invece intervenendo prima si può chiedere aiuto o alle organizzazioni di volontariato che la regione e la provincia hanno messo su, e quindi si può chiedere aiuto per avere un'installazione, per l'installazione del decoder, oppure ai propri parenti che ci possono sempre aiutare nella prima fase. Dopodiché ci si accorgerà che ci sono molti vantaggi anche con il digitale. Ormai parliamo di una cosa che il 70% della popolazione usa, quindi parliamo a ragion veduta. Ci sono circa 80 canali nazionali, ci sono tutte le emittenti locali sul digitale terrestre, che addirittura molte si moltiplicano per 6, quindi abbiamo veramente una possibilità di usufruire della televisione con una qualità visiva ottima, che fa diventare giovani anche i vecchi televisori e ci permette di avere una varietà di programmi che prima era appannaggio soltanto delle televisioni a pagamento.